Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio del Accetta qualsiasi offerta challenge con il Manchester City. Non so se ve l'ha già detto Leo, ma praticamente stiamo utilizzando sia io che lui questo format portato sulle rivali, o meglio sui derby, diciamo così. Io che ne so, porto il City, lui lo United, io ho portato il Milan, lui l'Inter. Stiamo facendo così perché penso possa piacere anche a voi, vedere un po' che combiniamo. Oggi siamo qui con Manchester City, come al solito il nuovo Manchester City, perché abbiamo messo, o meglio ho messo, i nuovi giocatori. Quindi vedete già dalla formazione ci sta comunque un Walker, un Bernardo Silva, un Mendy. Quindi ci sono i nuovi giocatori, anche Ederson in porta. E in più ho messo in vendita tutti gli altri giocatori come De Bruyne, Agüero, Kompany, Otamendi. Veramente ci sono tanti nomi e mi verrà un colpo ogni volta che vedrò un'offerta arrivata, perché veramente saranno dolori. Io direi di partire subito, ormai le regole le conoscete tutti quanti, io direi di cominciare a vedere che succede. Ok ragazzi, siamo praticamente all'8 di luglio e la prima offerta è proprio del giocatore magari con più qualità in assoluto, magari a pari di De Bruyne, cioè Sergio Agüero. Mamma mia, 50 milioni dallo United, proprio lo United devo darlo, maledizione, proprio una diretta avversaria. A 50 milioni, ciao Agüero. Altra offerta per Raheem Sterling, altro giocatore fondamentale ma che andrà via. Maledizione, la sua velocità mi serviva. 23 milioni e mezzo all'Everton. Porca miseria, va via anche lui. Ragazzi, trattativa interrotta con l'Everton, quindi per il momento Sterling ce lo possiamo tenere e la cosa mi va benissimo. Arriva però un'offerta per Nicolas Otamendi. Mamma mia, no, solo 18 milioni al Chelsea. Vabbè, rinforziamo tutta la Premier League, maledizione. E vabbè, che ci dobbiamo fare, così è la serie. Altre offerte, no, Kevin De Bruyne, maledizione. 55 milioni, almeno va fuori la Premier, va al Barcellona. Ma è un affare per il Barcellona, maledizione. E vabbè, dobbiamo attenerci alle regole. Otamendi, conclusa la trattativa. Vi ricordo ragazzi che fino a gennaio non possiamo comprare, dobbiamo solo vendere. Qui mandiamo via il nostro Delp, che forse è l'unico che veramente, ok, posso mandare via senza troppo rancore. Ma De Bruyne, Agüero, Otamendi, ragazzi, sono dei colpi al cuore veramente veramente brutti. Giocatore venduto, quindi se ne sono andati. Però potrebbe essere arrivata un'altra offerta. Ora dobbiamo vedere un po' in diretta con voi, tutto live. Se magari si interrompe, siamo già al primo di agosto, qua non vuole più interrompersi ragazzi. Vediamo che succede, offre trasferimento per Gun. Vabbè, Gun te lo do con piacere, caro Rotterdam United. Il problema sono gli altri, giocatore venduto, Delp, ok. E quest'altro è il nostro Kevin De Bruyne. Ragazzi, nel frattempo c'è la partita col Sunderland che ovviamente ci andiamo a simulare. Vediamo un po' che succede. Partiamo con una vittoria ragazzi, mannaggia voi, 2-2, già la squadra è completamente distrutta, senza Agüero lì davanti è veramente difficilissimo, il Chelsea si è comprato pure Socrates Papastatopoulos alla grande, gli altri si rinforzano e noi invece buttiamo via tutti i nostri migliori giocatori alla grandissima. E qui arriva un'altra partita da simulare con lo Stoke City, che l'anno scorso, inteso come anno calcistico, aveva Boni, ora ce l'abbiamo noi, non si sa mai che colpisce lui, no, Gabriel Jesus, altro pareggio raga, la vedo tragica per il proseguo del campionato. E ancora non ci hanno contattato per David Silva, per Kompany, quindi vediamo un po', io spero di tenermelo. Siamo già al 24-25 di agosto, quindi dai, la situazione è abbastanza buona per adesso. Finché ovviamente non ci arrivano offerte, dai che non ci stanno arrivando. E ora abbiamo da simulare col West Ham, no offerta, lo sapevo, per David Silva è arrivata adesso. Se ne va al Bayern Monaco, volevo tenerlo almeno lui, ma purtroppo se ne va anche lui, maledizione. Vabbè, giocatori impegnati con le nazionali, qui simuliamo col West Ham, la formazione è praticamente fatta, ora ci sta... Gundogan, c'è ancora Silva, giustamente 2-2, raga, solo pareggi facciamo, solo pareggi, maledizione. Come facciamo a mirare a belli alti? Vabbè, questo Adarava, non ti so manco pronunciare. Te ne puoi andare tu di 18 anni al Barcellona, poi così il Barcellona, visto che
stiamo dando via tutti. E allora ha detto, vabbè, proviamo a prendere anche i giovani, tanto il valore della squadra City aumenta sotto la gestione di Mr. Ricky. Come fa ad aumentare se ho venduto il mondo? Vabbè. 350.000 euro con la vendita del giocatore impronunciabile. E ora ragazzi, ultime offerte, ultime ore di mercato. Vediamo, perché voglio vedere Company, certo, trattenere Company. Ora me la sono gufata e sicuro arriva l'offerta, ma trattenere Company non sarebbe male. Anzi, sarebbe ottimo, sinceramente. Almeno qui non ho il problema del portiere, perché Hart e Ederson li ho inseriti io manualmente, quindi non possono essere venduti. Così non ho il problema del portiere. Il mercato è finito e quindi questa qui è la rosa che ci è rimasta. Io avanzerei un po' per farvi vedere la rosa nel dettaglio senza i giocatori che sono impegnati in nazionale. Perfetto, con lo United. Solo questa la voglio simulare, poi skippiamo tutte le partite fino a gennaio. Come sapete la serie è così. Conferenza stampa, vabbè, togliamo. Voglio farvi vedere un po' la rosa che è rimasta per il momento. Allora, sì, questo è il modulo alla Guardiola, diciamo. Allora, la difesa non è malvagia. Certo, un difensore magari va preso, però non è proprio da buttare. Sulla sinistra abbiamo Mendy, Yaya Touré, un centrocampista bello, giovane e forte serve. Una punta serve assolutamente, perché qua se no siamo messi male. Almeno è rimasto Sterling, Sané, un po' di gente è rimasta, ma abbiamo una squadra molto molto corta. E quindi ragazzi, ora skippiamo fino a gennaio, ci rivediamo quando arriviamo a gennaio. Ovviamente ci sta anche la Champions League nel frattempo. Con Real Madrid il girone, mamma mia, la grandissima. E quindi ragazzi, ci rivediamo appena arriviamo a gennaio. Perfetto, siamo nel mercato di gennaio. Dobbiamo vedere come siamo messi. Dai, non è proprio brutta la situazione a livello di overall. Vediamo, allora, in campionato siamo undicesimi, che sicuramente non è ottima la situazione, perché comunque noi puntiamo alle zone alte. Vabbè, siamo a 25 punti contro i 38 dello United. Sono un po' tanti. Vediamo le altre competizioni. Siamo ragazzi agli ottavi di Champions League col Bayern Monaco. Quindi devo rinforzare adesso assolutamente la squadra per cercare di andare avanti almeno in Champions League. Ovviamente ragazzi, ora fuoco alle micce e partiamo col mercato. Il bomber in assoluto che vorrei provare a portare al Manchester City è Edison Cavani. Voglio provare a prendere lui perché veramente è un portento secondo me. Non costa neanche tantissimo e potrebbe anche essere un acquisto reale. Abbiamo 302 milioni, raga, ma abbiamo 2 milioni e 400 di budget che vado sicuramente a modificare e ve li faccio vedere a breve. Lui vale 38 milioni, io voglio provare con un 40 milioni secchi e vediamo che succede. Eccoci qui sul budget ragazzi, io lo vado a modificare così arrivano tanti altri soldi. Lo metterei sui 281, abbiamo 350 milioni di budget, ora ci divertiamo. Con tutti questi soldi, secondo voi io un Dybala a 70 milioni non provo a prenderlo? Questo sarebbe un jolly, un super talento da portare a casa. Proviamo a svaligiare la Juventus e provo a prendere anche Miralem Pjanic a 60 milioni, questo sarebbe un colpaccio. Rimanendo invece in terra inglese, voglio provare Eriksen, che anche lui un bel jolly. Diciamo che lui almeno 60 milioni devi buttarli. Secondo voi un bel Saul dall'Atletico Madrid non sarebbe perfetto nel nostro centrocampo? Io direi proprio di sì, andiamo con una base di 20 milioni e poi modifichiamo nel caso. Allora ragazzi, ho fatto offerte a un casino di giocatori, infatti arriveranno tante email che voglio vedere subito in live con voi. Però prima di questo c'è la partita con il Burnley, così magari posso anche rendermi conto dove intervenire maggiormente. Vediamo un po' che succede. Allora io direi di skippare subito. 4-0. Vabbè, solo che hanno visto che mi sto muovendo per il mercato, questi si scatenano. Perfetto, perfetto. Che poi alla fine è una buona base, devo dire. Però c'è da lavorare. Allora, giocatore infortunato alla grande. Perfetto, Yaya Touré. Cioè direi che proprio stiamo andando alla grande per giocatori persi, o per infortunio o per vendite. Allora, ora arrivano tutte le mail, lo sapevo, ve le faccio vedere tutte in diretta, tutte live. Offerta accettata, 40 milioni per Edison Cavani, il bomber che voglio ragazzi. Quindi Cavani è molto vicino al nostro City, potrebbe essere un super bomber soprattutto per la Champions League. E vediamo se riusciamo a chiuderlo. Poi, offerta troppo bassa per Paulo Dybala. Però Dybala potrei anche alzare un po' l'asticella a 90 milioni, non mi dispiacerebbe
portarmelo a casa l'argentino. Tottenham ha accettato 60 milioni per Eriksen. Grande Eriksen, che però vuole un botto di stipendio. Vabbè, ci sta, alla fine è anche il Tottenham una diretta avversaria, quindi in Premier League ci sta. Offerta troppo bassa per Saul. Ci facciamo un super centrocampo, ragazzi. Per Saul vado sui 40 milioni. Allora, vediamo, siamo vicini a quello che chiedono loro. Poi, offerta troppo bassa per Messi, 135 milioni. Potrei anche pensare di portarlo a casa, ragazzi, Messi. Non so, dare proprio quella botta di entusiasmo a tutta la tifoseria. Volevo provare a portare a casa Varane. Chiedono 70 milioni, vediamo con 60. Sarebbe un ottimo difensore centrale. Vediamo che succede. Ok, ragazzi, altre offerte. Piqué a 50 milioni. Mi hanno accettato l'offerta. Vediamo se riusciamo a riportarlo in Premier. Vediamo, giocatore chiave prima squadra. Ok, mamma mia, quanta esperienza sarebbe con Varane e Piqué in difesa. Anche Marcelo, che là sulla sinistra non mi piace, Mendy, e vorrei provare a metterlo nel modulo che utilizzo io. Alla fine per questa squadra sarebbe perfetto, però dobbiamo stare attenti anche col budget. Abbiamo tanti soldi, ma dobbiamo regolarci un po'. Allora, skippiamo, che ora arrivano i primi colpacci, ragazzi. Occhio, perché qua arrivano i primi acquisti ufficiali. Offerta accettata per Pjanic, 60 milioni. Vabbè, dobbiamo decidere poi sul centrocampo. Non possiamo prenderli ovviamente tutti quanti, fra Eriksen, Saul, Pjanic. Dobbiamo decidere un po' come impostare il tutto. Certo, abbiamo anche bisogno di un giocatore difensivo. Io stavo pensando per Casemiro, sinceramente. Ora vediamo un po'. Allora, vediamo in queste 5 mail. Offerta accettata a Eriksen. Offerta accettata a Messi, ragazzi. Messi, oddio santo. Allora, mettiamoci, vabbè, qua già so che dobbiamo andare oltre i 750. Ormai sappiamo come va a finire qui con Messi. Addirittura 20% possiamo aumentargli. Vabbè, questo sarebbe proprio la super stella. Però vediamo. Offerta accettata per Varane. Allora, andiamo a dare il contratto. Vediamo, sì, direi di fare così. 4 anni, giocatore chiave. Per il momento c'è Eriksen. Dai, aspetto 2 secondi. C'è un'altra offerta e poi decido. Perché se prendiamo Pjanic, cioè prendendo Pjanic escludiamo Eriksen, prendendo Eriksen escludiamo Pjanic, secondo i miei standard di mercato che voglio fare. Quindi dobbiamo vedere un po' di... Non dobbiamo avere i doppi ruoli, doppi top, soprattutto, se no qualcuno rimane fuori e non è il caso. Qui 2-1, Gundogan e Kompany. Forse Kompany su calcio d'angolo, non lo so. Vediamo altre mail che arrivano, eccole qui, sono tantissime. Cavani, primo bomber portato a casa. È lui la punta che volevo, certo, non è un nome da 90, però è un ottimo giocatore. Anche Marcelo, dobbiamo chiudere quella fascia sinistra e va benissimo. Anche Piqué, ragazzi, aspettiamo, per Piqué aspettiamo, nuovo giocatore in arrivo. Oddio, anche Dybala. E qua hanno accettato tutti, ragazzi, per quello vi dicevo che dobbiamo un po' regolarci. Allora, per Dybala 90 milioni, sicuramente offriamo quello che chiede, però ora il budget non è infinito, questo è chiaro, quindi dobbiamo vedere un po' come regolarci, soprattutto per il centrocampo, perché Saul a 40 comunque non ha un overall altissimo per iniziare, noi servono giocatori già prontissimi, l'avevo preso più in prospettiva, però vediamo. Inseriamo subito i nuovi acquisti in rosa. Allora, Marcelo va subito qui a colmare questa faglia, secondo me. Qui ci sta Cavani. E per il momento, ragazzi, è questa qui la rosa. Dobbiamo ancora rinforzare bene, soprattutto quel centrocampo. Non abbiamo bisogno proprio di tantissimi giocatori a centrocampo, secondo me. Anche uno solo barra due potrebbero andare bene. Però in difesa due nomi, almeno uno, dobbiamo provare a portarceli a casa. Quindi, ragazzi, voglio confermare o Piqué o Varane. Vediamo che succede adesso. Pjanic accettato, contratto rifiutato Messi. Ok, allora mi sa che mi sposto su Dybala. Partita spostata, ok. Mi voglio portare a casa, ragazzi, Piqué. Troppa esperienza per lui. Dobbiamo assolutamente chiuderlo questo affare, perfetto. Mi piace più, rifiuto Eriksen, perché voglio portarmi a casa più Pjanic. C'ho questo presentimento che potrebbe fare meglio. Quindi chiudo Pjanic. Ultimi colpi, io direi forse un altro difensore centrale è Dybala. Ora devo regolarmi un po', vi faccio vedere nella rosa attiva i due nuovi giocatori presi, perché li mettiamo subito in rosa. Diciamo che Walker non è proprio un centrale, però si può adattare. Quindi Piqué arriva subito qui e poi arriva Pjanic, ragazzi.
Quindi abbiamo ancora qualcosa da chiudere. Dybala sarebbe fenomenale lì, messo dietro a Cavani, secondo me possono fare il devasto, però vediamo. Arrivano altri mail, ragazzi, e attenzione, accettano sia Dybala, sia Saul e sia Varane. Allora, io direi di chiudere assolutamente Dybala e poi abbiamo sui circa 45 milioni ora per il mercato. Mi sa che Varane non si riesce a chiudere, sì, giusto così. Ora dobbiamo vedere un po', se arrivano altre offerte ci regoliamo, però per il momento dobbiamo stare un po' accorti. Prima di tutto qui Dybala viene. Allora, direi che la parte offensiva è perfetta ora. Abbiamo preso Marcelo, Dybala, Pjanic, Cavani, quindi siamo a posto. Piqué anche qui. O prendiamo un... anzi, metterei Hart in porta. O prendiamo un difensore centrale o un centrocampista difensivo. Ora devo decidere. Ho deciso di andare sul centrocampista difensivo e quindi sto trattando qualcosina. Offerta per Sterling, qui va accettata per forza, ragazzi, vi ricordo le regole. Questo è un bel tesoretto perché potrei ora cambiare i miei piani, andare anche su un difensore. Però per il momento voglio chiudere per un centrocampista difensivo. C'ho due nomi, vediamo. Allora, offerta accettata del Bayern per Matic. Matic conosce già il campionato, secondo me non è male. Voglio provare a portarlo nel nostro City. Poi ho anche un altro nome. Questo è l'altro nome, ragazzi, Krikoviak, che mi darebbe anche qualità. Aumento a 40 milioni perché alla fine, vendendo Sterling, ora ci siamo, abbiamo più budget, vediamo che succede. Offerta trasferimento per Hart, per Joe Hart, 30 milioni il Milan addirittura. Beh, io direi che possiamo darlo via, così ora ci prendiamo veramente, tanto i portieri li abbiamo, ci prendiamo davvero sia un centrocampista difensivo e sia un difensore centrale a questo punto. E vediamo queste email. Offerta accettata sia Krikovia che sia Matic. Allora, Matic alla fine è un 84 di overall, 28 anni, mentre Krikovic 26 anni, un 83. Diciamo che io preferisco andare su Matic perché è già pronto per questa stagione, quindi me lo porto a casa. E ora abbiamo 34 milioni più una vendita ancora da perfezionare. Purtroppo i contatti fra Hart e il Milan si sono interrotti, quindi non abbiamo più quel budget per il difensore centrale. Però io direi di aspettare ancora un pochino per vedere se arriva qualche altra offerta per i nostri giocatori e andare dritti sul difensore centrale, appunto. Nel frattempo c'è la sfida col Tottenham. Vediamo se i nostri nuovi acquisti portano una vittoria. Significa che avrò lavorato bene. Vediamo. No, perdiamo 2-0. Eriksen proprio che ci ha che ho rifiutato. 2-0. Male, male, male. Peccato. Pensavo di dare la scossa, ma per ora non ci siamo. Questa non me l'aspettavo. Mamma mia, 30 milioni accettati per Chiellini. Non so se ce la facciamo. Oddio, mi stavo imbrogliando col budget degli stipendi. Vuole solo un anno, per me un 88 di overall, sì, ce la facciamo. Da portare a casa come difensore centrale sarebbe una gran cosa, soprattutto per la Champions League. Andremo proprio a nozze con lui. Veramente un assetto Juve, Dybala, Pjanic, Chiellini, sarebbe proprio perfetto. Offerta accettata, ragazzi. No, diamo via Bernardo Silva. No, non ci credo, maledizione. Vabbè, diamo via allora Bernardo Silva. Mannaggia, mi ha rovinato i piani. Vabbè, però Chiellini comunque me lo voglio portare a casa perché è un acquistone. Madonna, abbiamo finito tutti i soldi adesso, vabbè. Però se arriva la vendita di Bernardo Silva mi tocca vedere un po' la situazione. Arriva un'altra offerta per Boni che lo do via abbastanza con piacere, perché ora abbiamo 50 milioni circa per sostituire Bernardo Silva. Vediamo che mi invento. Ragazzi, tre nomi caldissimi per quanto riguarda la fascia d'attacco di destra. Sono tre nomi impressionanti. Mi hanno accettato l'offerta tutti e tre, quindi devo deciderne uno. Nel frattempo vinciamo 2-1. Vedete, si sta rodando la squadra contro il Watford di Mazzarri, se non sbaglio, qui ancora nel gioco. Allora, 4 email, perfetto. Praticamente, ragazzi, ho Mkhitaryan e Shaqiri che posso prendere. E in più ha quasi accettato l'offerta Willian. Infatti sto aspettando lui per decidere. Vediamo un po' se arriva la sua offerta accettata. Ok, accettata anche Willian. Ora, ragazzi, come vedete, Shaqiri a 50 milioni, tutti a 50 milioni.
Io però, ragazzi, fra tutti, diciamo che ci sto pensando un po' fra Willian e Mkhitaryan. Però vi dico la verità, io vado su Willian, cioè un giocatore rapidissimo su quella fascia, secondo me può fare la differenza. Ovviamente rifiuto gli altri due e ora praticamente la rosa è completa. Secondo me abbiamo creato uno squadrone, cioè veramente una corazzata. Ora ve la faccio vedere per l'ultima volta, cioè nel senso prima di skippare tutto. Ok, allora al posto di dov'è di Sané mettiamo William. Vedete, una squadra secondo me fortissima. Magari sul portiere si poteva fare qualcosina in più, però dai, penso sia accettabile un 82 overall di Ederson. Quindi ragazzi, ora skippiamo fino alla fine della stagione e vediamo cosa accade, soprattutto perché abbiamo anche la Champions League. Vediamo, andiamo qui. Simulazione finita e ora vediamo come è andato il nostro squadrone. 51 di overall, non male. Allora dai, siamo riusciti perlomeno a salire, ad arrivare. Che peccato, guardate, praticamente a due punti dalla Champions League. Siamo in Europa League, ma per pochissimo eravamo anche in Champions. Che peccato, però abbiamo fatto una buona rimonta dall'undicesimo posto, tutto sommato. Qualcosina in più si poteva fare, però dai, accettabile, tutto sommato. Allora, qui ha vinto il Liverpool l'Emirates FA Cup, quindi l'ha vinta il Liverpool. Poi Crystal Palace ha vinto l'FL Cup, la Champions. Che abbiamo fatto noi? Ma scusa, c'eravamo anche noi. Ah ok, siamo usciti col Bayern Monaco e ora c'è la finale Bayern Monaco Atletico. Addirittura Europa League. Va bene, va bene. Vediamo ora, sono curioso tutto sommato di vedere come sono andati i nuovi acquisti nell'Inforosa. Ve lo voglio far vedere, vabbè, anche Company infortunato. Allora, mettiamo per ruolo. Qui, vabbè, tutto nella norma, Rulli più 2, va bene, è sceso Chiellini. Diciamo gli attaccanti voglio vedere maggiormente se hanno fatto gol quelli che ho comprato, perché sono abbastanza curioso di queste cose, ragazzi. Allora, Dybala, 15 gol, ma conta anche la Serie A? No, solo le presenze in Premier, 15 gol su 28 partite, ottimo. Cavani, vedete, Cavani non ha inciso come ci si aspettava, 26 partite e 6 gol. Avesse fatto qualche gollettino in più avremmo raggiunto la Champions League. Va bene, dai, tutto sommato può andar bene. Allora ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, mi sono divertito un sacco a registrarlo. Diciamo che per pochissimo la Champions era portata a casa, ma sappiamo che non è facile assolutamente perdere giocatori come De Bruyne, Agüero e poi rifondare. Però mi sono divertito. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tanti pollicioni in su, tanti mi piace. Iscrivetevi al canale per i prossimi video e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, non so Leo cosa ha fatto con lo United, lo vedrete voi poi in base a quando un video esce prima o esce dopo. Vediamo chi è andato meglio fra me e Leo in questa sfida City United.